guardate in una realizzazione materialistica, pratica alla messa in opera, cioè da un'idea alla sua esecuzione plastica in tre dimensioni. Il mio quadro dipinto diventa realtà visibile, vivibile ed attuabile. Ingigantendo le pennellate e le campiture di colore si ottiene una prospettiva abitabile, entro la quale si vive, si mangia, ci si muove e si crea ulteriormente, lasciando all'artista il proprio spazio vitale, il proprio territorio come un animale. Tanto più il suo territorio sarà grande, tanto più importanti diventeranno i suoi percorsi nella visione, portata a realizzazione dalla nascita dell'idea al concetto pittorico. Tanto per intendersi, la scenografia o la body art. Approfittate delle immagini, ribaltatele, trasformatele a vostro piacimento, senza disturbare l'altrui iconografia, che sappiamo si basa su pochi colori. Il mio cliente collezionista si nutre dal mio spazio e con aiuto finanziario mi porta solo ed esclusivamente ad ingrandirmi, per cui io scelgo poi le persone che voglio che entrino a far parte del mio essere. Con il denaro non compro me stesso, 2000. Cosa fa il pittore quando pensa ad un quadro? Non fa l'artista, l'arte la fanno gli altri quando lo criticano o quando lo comprano. Dipingere vuol dire accostare dei colori, costruire delle forme, dividere gli spazi su di una tela, mentire sulla realtà. Il pittore non ama la realtà così com'è, ma ne offre una interpretazione, per cui le cose possono e devono cambiare, perché egli non si accontenta delle immagini così come vengono presentate dalla gente comune, siano essi poveracci o potenti. Il gusto del visivo viene stabilito dalla progressione delle idee in quanto civiltà e quindi civile. Io non sono un incivile perché dipingo una mucca gialla, ma un sensitivo, cioè un animista del colore. La mucca gialla non rappresenta niente in quanto a messaggio, ma la sensazione che essa può dare rappresenta il messaggio.